con un piatto storico delle nostre tradizioni, le pallotte cacio e ovo, Blerina Aidini vince la prima edizione di Nonni ai Fornelli, iniziativa gastronomica all'interno del ristorante Aibina di Pescara, promossa dall'assessore Nicoletta D'Inizio. Intanto il perché di questa iniziativa? Perché mi è venuto in mente con Politici ai Fornelli, che tu dirigi sempre, e quindi ho pensato di far emergere quello che poi sono i nonni, i nostri nonni, e ciò che ci danno i nonni. Ma qui oggi avevamo anche le bisnonne, avevamo mamme, e quindi è stato veramente emozionante e bello, ci siamo veramente divertiti. Quindi la mia idea era esatta, quella di divertirci all'insegna del divertimento. E poi c'è da dire che è emerso anche la vera cucina delle nostre nonne, la cucina quella reale, quella fatta in casa, e insomma piatti veramente buoni. 13 elaborati tra primi e secondi piatti, una vera e propria maratona culinaria, impreziosita anche da alcuni intermezzi musicali di artisti del Festival della Melodia, insomma un'emozione dietro l'altra. Sì, oggi c'è stato un po' di tutto, c'è stato Tocco, il nostro grandissimo Tocco, che ha cantato per noi, e i nonni che hanno fatto integrazione fra di loro, perché c'è anche questo, l'integrazione, si sono conosciuti perché avevamo questa occasione di anche altre persone, fra di loro non si conoscevano. Invece oggi si sono veramente divertiti, e quindi è una cosa da rifare, Paolo, sicuramente. Tante belle iniziative, prossimo appuntamento il 1° maggio, il pomeriggio a Parco dei Risis con Lavoratori Ideali a Quattro Zampe. Cosa accadrà? Sì, quella è stata un'altra iniziativa che ho voluto per i nostri amici a Quattro Zampe. Questa volta andiamo a premiare e andiamo a sensibilizzare quelli che sono gli animali che donano all'uomo per salvarlo, perché noi abbiamo cani veramente speciali, abbiamo cani che veramente vanno premiati perché hanno salvato sotto le macerie quando c'è stato il terremoto all'Aquila, non ce lo dimentichiamo. Abbiamo il cane Bagnino,